Francesco Totti si trova nuovamente nei guai a causa di una presunta evasione fiscale, secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero Vincenzo Barba. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omessa dichiarazione dei redditi, ma sembra che la questione possa essere archiviata. Totti è stato indagato per non aver aperto la partita IVA per alcune prestazioni pubblicitarie, con un debito che potrebbe arrivare a 200.000 euro. Nonostante abbia versato i soldi richiesti, l'indagine è ancora in corso e il colloquio con il PM è previsto a dicembre. Ma i problemi per il pupone non finiscono qui. La sua ex moglie, Ilari Blasi, ha rivelato di non essere a conoscenza di alcune carte di credito e conti correnti, aggiungendo ulteriori complicazioni alla situazione. La battaglia legale tra Totti e Blasi continua, con la conduttrice che sembra essere sempre più determinata a far valere le proprie ragioni. Nel frattempo, Ilari Blasi ha annunciato un nuovo progetto su Netflix che sembra contenere frecciatine nei confronti dell'ex marito. Inoltre, ha denunciato Totti per abbandono di minore, sostenendo che abbia lasciato la figlia Isabel con la babysitter per uscire con la sua compagna Noemi. La procura ha avviato un'indagine basata su un video inviato dalla bambina alla madre, in cui dichiara di essere da sola in casa. Le vicende negative intorno alla coppia continuano a suscitare scalpore, dopo 20 anni di storia